Fa che davvero rimanga in te, viva con te e sia tuo fedele compagno. Sii sempre testimone dell'amore di Gesù, con l'esempio, con il comportamento, con il sorriso sulle labbra. Tutti si accorgeranno che sei una ragazza speciale e tu devi esserlo. Te lo meriti. So that's what I read and etc., which practically means there are lots of more words, there are lots of more words, but I just have to read that for now. Now it's time to go and see what's inside this red beautiful thing. So let's go and open it. This is also from my catechista Patrizia. So let's see. Oh, look at this. Must be another note or some kind of small book. And it's another note. So let's go and read this. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si ritrovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si batte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, così si diventarono e si sposarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato i tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, infondi in me oggi e sempre il tuo Santo Spirito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, e l'ultimo che è Spirito di scienza e di pietà. E riempimi dello Spirito del tuo santo timore. Amen. And the last one. Signore Gesù, tu che mi hai chiamato alla fede e mi hai reso sempre partecipe della tua vita divina, fa che io sa, per la forza dello Spirito Santo, testimone credibile del tuo amore, perché ogni persona ti possa incontrare e riconoscere in te l'unico vero Salvatore. Rendimi attento alla voce dello Spirito, docile a ogni tuo suggerimento, perché mai il mio cuore si allontani dalla retta fede e i miei passi abbandonino la via della carità. Donami di tenere sempre accesa la luce della speranza. Amen.